Francine. Oh, Arin Radia, ti Garlandria da Colliami. Il nous ouvre le programme au Zideli qui odie à faire thème l'ortu. Ah, mais tu ne sais pas d'où l'ortu a idouti? Yeah! Bah, ben, continuez, ma zappa. Allora, qual è chi vuole andare a fare? O Deadro o Pedro? Allora, andate subito in nostra telo che vi aspetta. E qual è chi vuole fare o canto che fa noi? Andate subito, Zidè. E qual è che da fare cugina con me? Ah, scappate tutti voi, andate, chi siete aspettati. E qua, nostra fabbriguccia può aprire le porte ai nostri amici. Saluto Zidè! Salute! Saluto, beh, allora, siamo pronti a zappare l'orto, amica? Ah, qui siamo pronti per zappare in benta e in pruisa, che abbiamo una bella squadra di cani. Allora, mi presenti? Allora, oggi abbiamo Marine, Calandria, Cassandra e per compia abbiamo Leon. Un nostro canterino. Allora, beh, dimmi appena, hai sempre due parole in una gacchetta, amica? È sicura, parole che, come sempre, ci ruirà a ficca in della nostra storia, e sci di voi. Allora, marcat. Sumina. Sumina. Avelena. E per compie, a salute. A salute. Vabbè. Allora, Pedro, giustamente, parlando di l'orto, chi sono i legumi che vi piacciono a voi? Fagiolini, pomate, cipolle, pomirone, ciuo, meloni. E i legumi, on lui piace un po' quel bic, ma frutta sì. E un milione quanti chiami di badecche? Mi pare tutto tu una badecca. Dici, chi dice non hanno i frutti e i legumi di regola? Chi dice non? Chi ci vuole mangiare cinque pagioni. Ma c'è di noi un problema di pesticidi. I pesticidi. Vuoi dire per la parola a Milena? Quando ci penso che siamo ancora bene, i nostri piatti da certi. Ah, ma sono d'accordo con te, come quella famosa firma. Allora, hai un'idea, Francine, di ciò che non vuoi muovere? Senti, la so, forse chi più vuoi deduare di questo appunto sul messaggio di che c'è troppo vestigini nei legumi, per un detto io poco famo spesa della già roba naturale. Qui a sapere che la roba è sempre una. Allora, chi puoi muovere, Didi? Puoi muovere una pubblicità per la salute. Ah, è vero. Ma l'uso scherzoso, no? Sì, ma sai ciò che ti fa un perché chi sento già cantare qua là? Vado da lasciare lì i vostri gustumi e un tanto. Buon cantare per la gufano e dopo urto e spero droit belli roli. A dopo, Zidè! A dopo, Francine! Allez, Zidè! Saluto a tutti! Saluto, Francine! Saluto, Fanu! Baba? Baba e tu? Sì, ça y va. Chi ne pensi di sedi uccette oggi? Sono veramente magnifiche. Allora, i mi presenti? Sì! Allora, abbiamo Maria Stella, Lisandrina, Livia Maria e Letizia. Ecco, mai presentati i canterini e awa, mi puoi che canzone hai scelto per l'orto? Allora, mi pare che io odio il tema di l'orto. Dunque, mi veniva in mente una magnifica canzone di Patrizia Cattacega che si chiama L'orto in Minò. Boh, la conosco anche io questa canzone. La conosci? Beh, bella sicura. Allora, ci puoi cantare? Allora, appena c'è con voi. T'accompagno. Il lutto imina, quanto li gulari, e poi quanto l'odori, il lutto imina. E questa? E questa. Allora, che c'è il programma oggi? Allora, come sempre, mi scopre la nostra canzone, mi parla di melodia, mi parla di ritmo. E poi dopo avere che mi scopre belle voci di linee, e ci hanno cantato. In della nostra fabbriguccia. E come sempre. Allora, parlavi di melodia. Mi pare che in questa canzone cambiassi. Allora, come in ogni canzone c'è una strofa e un ribiglio. E la strofa è appena sfarente, con appena è una de alte, ci ho lavorato appena. Allora, già, c'è qualcosa di appena più complicato, diremmo. Baggio da lasciare lavorare non ti assubunto e io voglio scappare a farmi appena di cugina che i mosi deli mi aspettano. Lavorare di ben, a dopo. Saluto Zideli! Salute! Oh, che piace oggi di scugina con l'amici. Allora, Zide, oggi
Per ude mai lor tu adi uscil tu diva biva a stelle di gibolla e di iede. Chi so è iede? Un legume. Ah, bravo, di un legume. Allora, prima lasciatemi presentarvi i nostri amici cucinari. Abbiamo con noi Francesca, Lisandrina, Paolo Ia e Marcanto. Ah, salute Marcanto. Bravo, Giuchetti. Allora, per cominciare, vi propongo di accendere subito un nostro forno. Perché chi dopo ci tocca cose tutti gli ingredienti. Ecco, forno acceso. Allora, Zidi, vi propongo di vedere la sosula. Le diamo insieme? Yeah. Ci vediamo dunque gli ingredienti. Dunque, per bastelle, gibolle e biede. Chi c'è? C'è? Una botte di biede. E due sono le biede qui? Qui. Ah, bravo, ecco le nostre biede. E poi, dopo? 200 grammi di formaggio di becco. Ecco lo qui, il formaggio, oui, di qui. Hein? È già pronto. Due gibolle. Due gibolle. Ci sono qui le gibolle, Lisandrina? Yeah. Due sono le gibolle. Yeah. Ecco le qui, bravo. E poi chi ci vuole? Una basta vrola. In due a basta vrola. Ecco la qui, bravo, Zidi. E poi? Sale per, que di usare, que di ubevo. Bravo. E poi? Uno! Ecco lo qui. Allora, prima ci toccherà a metà cose e iede, perché chi dia più lungo, e poi di nuovo a tagliare le nostre gibolle. E per cosa è iede che ce la mette, Francesca? Ce la mette l'acqua. Ce la mette l'acqua e poi di nuovo per ramasso? Minu de rire. Bravo. Allora, mentre voi vedete tutta questa preparazione, e io vi propongo di andare a trovare un nostro agricoltore, Jean-Luc Geronimi, dai parte di Galleria in oca di un mazzolino, che ci va a vedere come si acconciano se ci vuole esisco. A te, Jean-Luc, salute. Debbi porto in una oca di un marzolino accanto a Galleria. Jean-Luc Geronimi, un nostro amico produttore, ci dice tutto un'altra gibolla esisco e quella è moida. Ma Jean-Luc, la gibolla è un frutto come la pomada? Allora, la gibolla non è mica come la pomada, la gibolla sono legumi. Ce ne sono parecchie varietà come la pomada, e ho scelto di mettere due varietà di gibolle corse, quella è moida, la rossa, e quella è esisco, la gialla. Che è una gibolla che assai più dolce e sono due varietà che tu puoi buone da dicembre a marzo. Le gibolle hanno bisogno di sole, ma mica quante le pomade e non hanno mica bisogno di troppa acqua. Quando si sa che le madura? La gibolla si sa che le madura quando le ha i gogli di parecchia maniera. La gibolla è più complicata che la pomada per questa. Non si trova gli amici, si va la barella, posta che lei non si tocca più. Ma quando lei è sempre fresca, la gibolla è moida, per esempio, io ho goglio assai fresca. E dopo la poi lascia ingrossare e la poi vassica per tenere la parecchia settimana, come la gibolla esisco. La gibolla va già assai bene, ma la gibolla esisco più poco che l'altra. A ringraziati Jean-Luc. Osidè, awa, è nostra ieri di soccotte, c'ho la cacciale, fatemi i gusti. E gaccio subito così belle, che profume. E ieri di giacotte, ecco le qui. Aggiù messa a coge, l'olio all'iwa e le gibolle. E che c'ho la fa, Lisandrina? Tu la corale altrimenti si vuole rouge in furia. Bravissima. Ecco, dopo ci toccherà a mettere un nostro misto, un bulli dialo. Dunque, è iede, a gibolla e ugaggio. Che non è molto scrasa con la fortina. Bravo. E io vi lascio tutto su misto e non avrà tempo di denunda. Adio d'anda a fare spia alla teluite e altro bollio e reggio che li vagino. A dopo. Ciao, scrasa luda, c'è in quelle gubbie, frutti e perdio. Ma... Si tu la TV, il due fate il vostro mercato. Si di orta, si di pianta rubata. Pesticidi, roba mica naturale. Bon, e dopo andiamo a trovare a fare un petit produttore, eh? E compieremo il produttore che bande a roba una. Allora, monsieur Bumadon, è roba buona ciò che vuoi dire? Sicuro, domandate a un mio amico che compra sempre di me. È più che buono. È buonissimo. Una gamba! Roba buona! Più che buona! Ci rompiamo! Bravo, bravo! Allora, ricominciamo. La nostra pubblicità, il nostro produttore e il nostro cliente. Però, sarà saluta, c'è qui le gubbie frutti per giorno. Yeah, ma se tu la te bene, in due fate il vostro mercato. Chi di orta si piatta rubaccio? Pe-
pesticides, robami canadurale. Alors, à monsieur Boumadon, et robabon, et tu que vous dites? Eh, sigour, à demander, tu as un amigo qui comprend un print de mai. Et puis, que bon. Et bonisme. Le camp. Robabon. Una. Tu campes. Continuons à se casser à l'ouavourtina, au gage. Qui tu l'as fait, Alessandrina? Tu l'as mis et les zubis si goût d'isale. Bravo, alors on met tous zubis, du coup, si Francesca peut continuer à mistia. Hop. Et quello qui, les zubis si goût d'isale. Ah, wow, d'idée. Donc, si mettez aux ales, ben, qui fait? Tu l'as condisé, le soumissio, altrimenti il lazzo. Ah, y'a raison. Qui voulait dire, c'est lazzo? Vole dire che è un senza gusto. Sì, yeah, eh? Dunque noi non vogliamo mica cucinare senza gusto, zidi. Allora, io vi propongo di tagliare l'otto dierti in questa bastavrola. Francesca, mi va già appena in piazza per piegge. Ecco, allora, Marcanto, ben i gui. Taglio da bere come si taglia. D'accordo. O metti i gui. O dierti si va così qua a vor, ma vedi? E poi dopo ne va un'altra canto, allez, a te. A po' di vorte, eh? Gira la penna così. Dunque, dopo idee, una volta che tutto è tagliato, ci volerà a mettere la nostra preparazione dentro. Wow. Sentite? Sentite che cantano accanto? Adio d'andare a fare spia a bordo, non dite nulla? Come li cantano, uè? Bravo, ribiamo tutti insieme. 3, 4, in l'orto di Mina, con quanto li colori e con quanto l'odori, in l'orto di Mina. Bravi, bravi, bravi. Allora, qua abbiamo il nostro ribilio. A Madrawa e all'antastro, vas-y, dea curdi. Sì. Allì, e voi ci avrò se voi cantate. Iberi brumatici, iberi brumatici, muscana sanguà, muscana sanguà, i gamboni sotriciuli, i gamboni sotriciuli, ci avemo da campà, ci avemo da campà, si dice da ubrasco non ta più alle t'arriva. Si dice da ubrasco non ta più alta riva. Abbasparemo frutti di libio sauridi. Abbasparemo frutti di libio sauridi. Allora ci contiamo. I veri brumatici muscano son giua. I gamboni sottriccioli c'eremo da gompa. Che da urascu non ta più alta riva, abbasparemo frutti di più sauriti. Come li cantano accanto? Allora, come va a Marcanto? Ce la mette in dei dierci di bastavrola. Yeah, ce la mette dunque a sobre ribarazione. Allora, guardate, a metto qui. Ecco. Ma io dava bene, hein? Dopo io arredo oi. Un altro qui. Allora, guardate, hein? Piu la schrudiere, o metto sobra, e o zargo. Allez, a te, Marcanto. Tu di nuovo vuoi aiutare, Paoluia. Allora, tu i mugue, e poi dopo, chi ci la raffa? Lesandrina, chi ci la raffa una volta che dici i sottiosi? Ci le rapiturri con noi. E come già biturrilo, Paoluia? Con l'aiuto di un pinello di gugino. In due è un pinello? Bravo. Ecco, guardate, ma osi di. Tu la ramette lì appena due. Ecco. Allora, sapete cosa dite ciò che va? Allora, che ci va? È tempo di metterlo a coggia. Sì, è modo di mettere tutto qui a coggia. E in un frattempo, vi propongo di andare a la nostra gara giornalista Luigi, che si trova oggi in the hall di Zisco. E così potremo muovere in due degresce, non sei bolle. A te, cara Luigi. Et Francine, ce Bejani qui a dit vol et tourne à la nage in Sisco. Qui piège, Kadiaoud ou dit Girandoula in Stawal, Spou di Gadiou Gabigours. Quise dit Geno et Baizoli, pare nous vol. Franca dit Louti Baezi, Chidro et Mugui, Awa, à
racconta stu juelu di l'arte rumani gubisan, San Miguel. D'agui, posso subrana tutto mare di regni. Ma c'è tanto da scoprire in Sisco. Città di Vinda Foresta e cascherete dentro una villetta unica in Corsica. Piade un cammino e vi ritrovate a ubè d'una bella d'ora medievale oppure una casa d'ora di Gio. E sapete, ci sono anche gli americani qui. Infine, i palazzi detti degli americani. Sti corsi esiliati per ubiù in America Sultana a Udi Genovese. Ma mi ne passo in San Martin, che a Manuetta che c'era un tesoro. Ogni bogi d'oggetti, o bani, che sarebbero quelli di bettisanti di cristianità. Ma, ti temudo, chi mi barre chi a faca mi biradi, a ridroacci. Grazie, cara Lugia, ci hai fatto scoprire un luogo magnifico. Allora, osete, è nostre vaste le gibole soccotte, andiamo a cacciare il forno. E ora... di baspa un nostro travaglio. Allora, aiuta a mettere in un piatto. Guardate così belle. Ed hai visto? Grazie a Lowell. Lowell l'ha dato suo colore. Sì. Allora, ce ne dunque quattro. Una per Romo. Ecco, allora un civerma più che passa pausi di piade lo strumento di degusti e vedete pia una stella. Allez, passa là. Ecco, coutou, e les andrina tibi wadoia. Tringraccio. Allez, pia doia. Attenti, un birugiade aux idées. Chi un di Francesca? Yeah. Allora, è tempo di baspa. Paspa de messa la stella. Allora, è buono il vostro lavoro? Sì. È buono se ci vuole esisco? Sì. Bravi. Allora, mi piace un po' di sale. Ma c'è caldo. E io c'è caldo, yeah. Ci la mandi a piano. Così di, boh tro a Pedro e usate lui di adro. A già va appena e gomeia. State qui, che dopo vogliamo fare il nostro ritratto. A bene, grazie. A bene. Mi, Francine, cosa ci va? Aie, allora, chi ne siamo? Allora, a Maud ne boghi, Dunque, volemo fare un nostro messaggio per la salute, come una pubblicità, digere. E dopo andiamo a trovare a fare un petit produttore per bere un po' la roba che li vende. Posso dire con voi? Sicuro, aspettiamo qui. Allora, andiamo. Per la vostra salute, di qui frutti e legumi per giorno. Ma, se tu la te bene, in due fate il vostro mercato. Di orta, ci si piatta rubaccio. Pesticidi, roba mica naturale. Allora, monsieur Bondadon, è roba buona ciò che ho detto? Sicuro, domandate a un mio amico che compra tutti in te me. È più che buono. È buonissimo. Una gamba, roba gigante. Mi pare che è più gigante. Posso fare anche il suo ruolo? A me mi piace di farsi ruoli così. Sicuro, mostraci, Francesco. Allora, mostra. A paspa, yeah. Prima. Salute, produttore. Una bella garota. È buona. Sa garota. È buonissima. Un incanto. Bon, Didi, mi pare che qui abbiamo un bel esempio. Allora, continuiamo. Allora, abbiamo un altro produttore. Oui, mi dice che il suo produttore vende certi frutti e legumi meravigliosi. Aie? Bonjour, monsieur... Fajolouros. Bonjour, monsieur Fajolouros. Qu'avez-vous à Nantes ou Ostrouanc? A nous chers livres, ils sont miracles. Vous lirez à 3 kilos du Fajolouros. Fajolouros, oui. Alors, à 3 kilos du Fajolouros, il faut tout faire. Alors, à 3 kilos du Fajolouros, 50 euros au kilo, 50 plus 50 cents, 100 plus 50 cents, 50 euros. Non, vous ne pédez pas, américain. Parite tutto un americano. Oh. Vabbè. Bon, allora, osi di. Si un amico. Abbiamo capito che abbiamo a rubaccia e che abbiamo di noi a roba cara. Ma di dove viene sta roba così cara? Secondo me viene da lontano, Viene da un Perù. Vedi, non da che un trasporto. È normale, Di bere quando è troppo caro.
E a quando è rubaccia? A quando è rubaccia? A quando è carissima? Allez. Allora, chi ci vorrebbe a fare? Ci vorrebbe a fare roba nostrale, no? Ci vorrebbe a zappa, a sumina, i nostri legumi e i nostri frutti. E chi ne è, Zidi? E di una iaona, no? Ma di sicuro. Allora, ma integra tutto questo in un nostro messaggio. Volete mangiare bene? Volete mangiare nostrale? Volete schizzare a rubaccio? Non volete mica pagare troppo caro? Allora fa dell'orto e senza pesticidi. Ecco. E dopo? Mangiate nostrale. Vai burro. Mangiate nostrale. Mangiate roba naturale. Mangiate roba naturale. E tastate la nostra roba. Tastate la nostra roba. Allora, tastiamo sa roba o mica? Sì, sì, allora, tastiamo, tastiamo. Ah, che buona, ma chi sappiamo che di roba naturale. Sì, ma sei sicuro, Robin? Ah, io sono mica sicuro. Non mica no, di scema. Io mi lascio va. Ah? Ma bambi papà. E papà? Ma di un problema. Ma Ma lì siete tutti avvelenati. No, 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 non è mai più mica. Boh, osite, e io voglio lasciare via da. Boh, a trois fanno e me io permetto di andare a canta. Ci ritroviamo per vedere il nostro idrato. Ah, dopo, Francine. Fanno so qui, un amico che ho fatto a spia e rentra a discugina, ma mi barano appena. Basta, se oggi. Quando ti m'appelle la più forte? Quando ti amo più forte, sei tu buono. Allora, ci uccidiamo appena, piamo forza, mangiamo legumi. Travoglie, ma sai, non ti ci trovo. Yeah? Eh? Allora. Quando ti burro, no, e così l'aiuto a queste idee. Allora, quando ti amo le idee? 3, 4. I beri brumatici muscano son giù, i campani sottriccioli c'è una campa. Si dice da un brasco non t'ha più alta riva, a paspareme frutti di più saurici. Eh beh, ci siamo. Ci siamo, boh. Bella sicura. Allora, che continuiamo a lavorare? Così delle che cantano così bene, sono sicuro che le facciano la musica in casa. Mm-hmm. Così le fa la musica in casa. E io sono di violino al conservatorio. Di violino, ecco un bello strumento, violino. Ma tagliami una fa, Maria Stella, se tu suoni violino, impari forse o solfege? Sì. Sì? È difficile. È un bello coso per imparare la musica, Sì, sono d'accordo. Allora. E tu, Lisandrina? E io faccio nulla. Non faccio nulla? Manco sotto da uscio, non canti mica? Sì, un po'. Un po', tutto il mondo faccio qui, Ci vuole che tu ti metti appena a cantare? Faccio bro di cantare. E poi, allora, zide Luce? Io faccio piano al conservatorio, e io di nuovo sono di piano. Bon. Chi sapete suona come musica? Musica classica. La musica classica. Ma noi non ne vemo mica musica classica. Noi ci campiamo, ci vemo, cantiamo l'orto, cantiamo tutto ciò che è baulette, ma mica classica. Bon, a me mi pare che cu giovane musica non è così. So incapacità di cantare una canzone. Yeah, ah, perché mica? Qual è chi vuole cantare una canzone? Cosa cantate in casa? Cosa cantate? Compagnero. La conosci? Yeah. Ah, suona la compagna. Una maniera di cantare la storia, una maniera di far con il yoga. Per te, compagnero, si innalza una mano di fraternità. Ora che abbiamo scoperto queste belle voci, possiamo continuare a cantare. Yeah. Ci vediamo una strofa per compie e ti vibro bongo di cantare tutti insieme, siamo accordi. Cantiamo. Allez, andiamo. Dai, Maria Stella, cantiamo, Elisabetta Pani si rallerà la lì, noi non saremo primi, speriamo per cantare. I musici cantarini sentono spampana, quando il sole spampilla il loro intuimina. I musici cantarini sentono spampana, quando il sole spampilla il loro intuimina. Ci vediamo attorno appena un ribiglio. Yeah. Il l'orto di Mina, oh quanto li colori, e poi quanto l'odori, il l'orto di Mina. Il l'orto di Mina, oh quanto li colori, e poi quanto l'odori, il l'orto di Mina.
bella canzone, ma vede a tua rama di mangiarmi qualche legumi. Allora, un nostro laboratorio ha dato il suo porto per oggi, ma prima andiamo a ritrovare a Pedro e tutti gli amici per farsi un ritratto. No? Volete mica un bel ricordo di noi tutti insieme? Allora, benito, allora, andiamo. Andiamo a ritrattarci. Allora, siete pronti per un nostro selfie? Sì! Yeah. Yeah. Pedro, e fanno di noi? Sì! Yeah. Allora, andiamo. Thank you.